Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui oggi con Call of Duty Black Ops 4. Come vi avevo anticipato nelle scorse settimane, scorsi mesi, anche nelle live su Twitch, avevamo intenzione di provare un pochino anche il nuovo Black Ops 4, magari farci anche qualche live su Twitch. Probabilmente sì, quindi mi raccomando, seguitemi anche su Twitch. L'ho appena avviato, appena installato, quindi al momento ancora non ho provato niente. C'è anche la nuova modalità Battle Royale, che quella si presta molto a qualche live, magari ci facciamo anche qualche video. Questo dipenderà anche un po' dal feedback. Io volevo provare, quindi fatemi sapere anche la vostra, volevo provare un pochino il titolo perché sono curioso appunto di provarlo. Ma se si prova tipo la Battle Royale per morire male, vai personaggio. Allora, vabbè, sono tutti bloccati, quindi mi pare pure giusto. Personalizza. Missione iniziata, via via via. Gesti no, vabbè, che ce frega. Graffiti uguale per il momento. Zombie. Aspetta, in che senso zombie? Multigiocatore. Ah ok, poi si possono sbloccare questi. Va bene, va bene. E ok, completa squadra, quartetti. Ah, quartetti si può scegliere. Quartetti, coppie, singolo. Andiamo a quartetti, che ce frega, random. Ingresso nell'area logistica, ok. Allora, come potete immaginare e come sapete, io non ho mai giocato ai Battle Royale. Vabbè, no, in realtà PlayerUnknown Battleground un pochino l'abbiamo giocato, forse l'anno scorso. Ma la vedo veramente molto male. Sbam, sbam, sbam. Vabbè, comunque. Ci organizzeremo. Ci organizzeremo. Vai, si parte. Allora, calcolate che siamo in squadra da 4. Quindi l'unica cosa è che noi puntiamo agli altri tre giocatori, sperando che sappiano giocare. Perché siamo noi. Andiamo. Aspetta, però. Hurricane 2-3 sul percorso di schieramento previsto. Uno si è buttato della squadra nostra. Un altro pure, vabbè, me butto pure io. Quindi noi dobbiamo vedere quelli che sono della nostra squadra. Uno è andato da quella parte, uno sta andato in là. Vabbè, ognuno se ne va per cazzi suoi. Abbiamo capito che qua non andiamo da nessuna parte. Giovani, allora qua mi serve un aiuto clamoroso, perché siamo dalla stessa squadra, ma qua bisogna organizzarsi un po' meglio. Io mi butto così, non ne ho la più pallida idea. Sarebbe meglio, come detto, organizzarsi con gli altri della squadra. Però quelli ognuno se n'è andato per cazzi suoi. Per il momento prendo tutto, qualunque cosa sia. Allora, abbiamo un paio di armi, ok. E niente più. Va bene. Allora, un nostro alleato. Ecco, uno è già morto. Uno è dall'altra parte del fiume. Rilevato possibile collasso. Si consiglia trasferimento nella zona sicura indicata. Che sarebbe? Come si vede la mappa? Ah, su. Ok, vabbè. Ci stiamo. Io non mi sento per niente al sicuro, come potete ben immaginare. Passare sul ponte penso che possa significare una morte brutale. Chiuda la porta prima. Poi cerchiamo di capire vari tasti, eccetera. Per ora. Lancio di rifornimenti in arrivo. Questo me lo scambi con. No, vabbè, io prendo. Chiudi un attimo. No, vorrei capire anche l'inventario. Allora, aspetta, questo lo posso mettere qua? A posto. Vabbè, signori, damose. Passando qua presumo che, come detto, si possa morire malissimo. Però onestamente c'è qualcuno, no?
Aggiornamento. Sembra. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Questi li prendiamo. La pistola no, però i colpi me li prendo, non si sa mai. Che cazzo, eh? La corazza. Allora, se prendiamo il veicolo sicuramente saltiamo all'occhio. Però siccome noi siamo sportiveggianti, va bene lo stesso. No! No, ma come cazzo si guida? Ah, ma si gira con l'altro analogico. Errore mio, errore mio. Posso passare da qua sotto? No, in realtà no. No, vabbè, ci proviamo lo stesso. Oddio, la guida è scomoda girando con questo, però vabbè. Vorrei cercare di andare verso il nostro compagno di squadra, perché in linea teorica, essendo appunto da giocare in squadra, ciao giovane, occhio, ci sparano. Ma mica sei tu, no? Quasi toccherebbe parlare. Eccolo là. C'ha la corazza. Senti, qua tocca organizzarsi, eh. Giovane, ma che sta a fa? Namo, va. Vai, vai. Andiamolo a prendere. Se no ci rompiamo i coglioni. Guarda quello che scappa. Lo so che stiamo utilizzando la strategia sbagliata, ma... Ma cazzo! Aia! Ma che state... Aia! Aia! E non se fa così! Solo io e te. Ah! No, mi sta venendo ad aiutare, ok. Mi spiace, l'ho fatta strozzata. Pronti, pronti! Vediamo come morire male. Il tempo dell'addestramento è finito. Al lavoro. Per me questo è ancora addestramento. Abbia pazienza. Stiamo sorvolando l'area della missione. Via, via, via. Aspetta, ognuno ha messo i suoi segni dove cazzo gli pare. Quindi. Aspetta, cazzo. Dove sta il cantiere? C'è un mare, giovani. Aspettate un attimo. Non ci arriveremo mai. Sole libera. Guarda come spicciona. Aspettate, arrivo, giovani. Il cantiere lo vedo molto aggressivo, eh. Secondo me si saranno buttati tutti là, quindi moriremo malissimo, però. Tutto sommato. Seguiamo anche gli altri giocatori, se no effettivamente... Cioè della squadra, dico. Allora, aspetta che ce la facciamo. Vabbè, grandi linee. Già ci siamo fatti male. Aggiornamento, rilevato possibile collasso. Consigliato trasferimento nella zona sicura indicata. Ok. Beh, qua effettivamente c'è un bel po' di materiale che io adesso sto raccogliendo anche in modo relativamente randomico. No, scambiamela con quella. Non so cosa cazzo sto raccattando. Quest'altro cos'è? La pistola, no? Allora mettimi il mitrino. Mitrino telescopico. Già me l'hai montato. Grande. Così. Ci faranno molto secchi, presumibilmente. Ok.
Silenziatore. Ma lo mette tutto in automatico, per il momento. No, vorrei anche capire in realtà. Aspetta, mi imbosco un attimo qua. Allora, qua mi ha attivato il silenziatore, è questo. Lancio di rifornimenti in avvicinamento. E guarda, fa una cosa. Sgancia e sgancia. E mettimeli a quest'altro. Siamo al limite, signori della zona. Questo sta provando. Cerchio imminente, portarsi al sicuro. Ma che cazzo? Che famo così? Ah. Aspetta, salutiamo, salutiamo. Ciao. Ciao giovane. Dove cazzo andiamo? Aspetta. Un lavoro ben fatto. Occhio però che probabilmente ci potrebbero stare degli amici. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, no? C'è uno là sopra che sta facendo cose. Se questi stanno in squadra. E non posso vedere quello che c'ha. Kit antitraumi, kit medico, primo soccorso, primo soccorso. Granata. Prendiamo. Inventario pieno. Il fatto è che il filo spinato. È una caciara, è una caciara. Vabbè, giovani, che face? Spostiamo? Ci stiamo qua? Secondo me conviene che sediamo un attimo, eh. Anche perché siamo al limite della zona. Qua, vabbè, sicuramente tra amici, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Col microfono ci si organizza meglio, ma Battle Royale sì, è anche un po' d'attesa, però io mi rompo le palle, quindi. Kit medico lo prendiamo. Fatemi però vedere pure che cazzo di roba c'ho io che devo buttare eventualmente. Allora, noi in linea teorica dobbiamo andare verso verso sud. Attenzione, previsto ulteriore collasso. Trasferitevi nella zona sicura. Si sta avvicinando. Cioè, vabbè, noi siamo a filo qua, eh. Questo sta a passare qua sotto, che tutto sommato non è una cattiva idea, però. Che dare un'occhiatina sulla strada ci può stare. Vabbè, questo sta saccheggiando qua. Io provo ad andare al prossimo obiettivo. Cioè, il prossimo obiettivo, la prossima stanza. Vediamo un attimo. Vediamo se qua c'è qualcosa. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Canna lunga non sarebbe male. Caricatore avanzato. Scusa, il caricatore avanzato non lo puoi. Aspetta, faccio un attimo una cosa. Ce lo installo diretto. Non ce lo possiamo mettere? All'altra? Neanche. E allora lascia. Affanculo. Questa la prendiamo. Ok.
Facciamo una cosa allora. Mettiamo la canna lunga e il silenziatore lo mettiamo a questo. Paranoia, vabbè. Mirino telescopico è lo stesso, quindi lo lasciamo. Qua hanno saccheggiato il mondo, giustamente. Vabbè, direi che se potemo da, giovani. Andiamo, va. Previsto ulteriore collasso, raggiungere le zone sicure indicate. Eh sì, conviene, conviene. Con la gippetta? Siamo sicuri? Siamo sicuri? Occhio, non mi investi però. Aspetta, aspetta. Aspetta un attimo. Vai, va. Oddio, qua vomito però, eh. Siamo morti, lo sai? A parte che hai lasciato quell'altro poraccio che stava pure alla squadra nostra. Ma porca Eva. Vi do io, buon uomo? Guardi che la sportiveggianza, eh. Piano. No. Cazzo, ma che c'è, stanno i zombie? Aspetta, qualcuno gli sta sparando però. Occhio agli altri, eh. Tacci sua. Occhio. Allora, silenzio di tonno. Aggiornamento, collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro. Vabbè, qualcuno lo abbiamo ammazzato per ora. Vorrei anche capire. Vediamo che c'ha. Rivestimento corazza. Mirino reflex. A tutti, lancio di rifornimenti in avvicinamento. Calcio regolabile. Mi sa che sta arrivando qualcuno, eh. Vedi un po' se ti serve qualcosa. Ma noi siamo proprio nella zona centrale, mi sa che qua. Converrebbe anche. A chi cazzo sta sparando questo? Avrà visto qualcuno, se no. Non penso che si metteva a sparare a caso. Calcolando che siamo nella zona centrale, qua conviene fortificarsi un attimino. No? Cioè organizzarsi per. Resistere un attimo, perché potrebbero arrivare anche da qua dietro, tra l'altro. Che poi ho molte cose che abbiamo, non so neanche cosa siano. Ora non è per. Attenzione, previsto per sfiducia, collasso. Ma. Trasferitevi nella zona sicura. Riveli scorte e bottino nelle vicinanze. Tempo di attivazione 2, durata, eh? Vabbè, sti cazzi. Tanto siamo. Cioè, sta per finire la partita, quindi. Dove cazzo si sono andati a piazzare quelli? Sento un attimo scoperto qui, eh. Collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro. Perché qua sopra vi siete messi, tra l'altro, vabbè, basta pure questi. Io non mi sentirei molto al sicuro qui, eh. Però forse. Forse sì, effettivamente. Anche se c'è qualcuno là sopra, c'è cecchina male. In un attimo. Si sente sparare da là, quindi occhio, eh. Ah. Ok. Che cazzo è? No, questa non l'ho capita.
A tutti, lancio di rifornimenti in avvicinamento. Conviene tenere d'occhio la zona. Là c'è un fucilazzo, però un po' più dalla distanza, mi sa. Sì. No, in realtà non particolarmente. Ma che state a fa, giovani? Fatto cagare sotto. Allora, un attimino, perché qua nei rifornimenti abbiamo trovato un cecchinazzo, però... siamo un po' troppo esposti. Scusa, ma se può spegnere sta cosa? Allora, dovremmo spostarci leggermente più in là, eh? Occhio! Oppela! Merda! No, cazzo! Aggiornamento, collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro. Ok. Ok. Di nuovo. Volevo tenermi leggerissimamente fin qua. Ce ne sono rimasti molto pochi. Vorrei capire dove. Allora, qua dietro sicuramente no. Saranno imboscati. Ok, attenzione. Grande così. Abbiamo vinto la partita, però bene, la seconda partita ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ok, ok. Vabbè, qualcuno l'abbiamo ammazzato nel finale, forse una cecchinata. Bene così, bene così. Olè. Va bene, va bene. Allora ragazzi, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di... primo episodio di Call of Duty Black Ops 4. Mi raccomando, voi fatemi sapere la vostra, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo provato un po' di cose random in realtà, però onestamente non sapevo cosa provare in questo primo episodio, cosa aspettarmi. Fatemi sapere voi anche cosa vorreste vedere, magari... forse le live anche con le Battle Royale si potrebbero fare, multiplayer normale, non lo so, fatemi sap. Comunque siamo riusciti a testare la Battle Royale e l'abbiamo pure vinta, quindi lascia fare. Vabbè, botta di culo del principiante, soprattutto magari ci hanno dato una mano anche gli altri, sicuramente. E va bene. Però abbiamo fatto 5 uccisioni, dai, tutto sommato ci sta. Va bene, dai ragazzi, come vi dicevo, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, seguitemi su Twitch per le live e su Facebook, dove vi avviso poi nei prossimi giorni. Vediamo di farci qualcosina. Cioè, siamo stati quelli che hanno ucciso di più. Uccisione più lontana 108 metri, quell'altro 109, vabbè. L'ultima forse col cecchinazzo. Mizio 2 qua, ok, danno 64, siamo stati più sportiveggianti comunque, non vorrei dire niente, però va bene. Dai ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, fatemi sapere, come detto, cosa vi piacerebbe vedere di questo COD. Alla prossima, saluto a tutti da quel tale Ale.